Saluto. Ciao Massimo, allora siamo qua stasera, parliamo appunto di questi aforismi. Aforismi di mentalità, purtroppo c'è un errore di trascrizione, anche poi lo correggo dopo, ma comunque sarebbe aforismi di mentalità che riguarda quello che sta accadendo in Italia. Pertanto ti lascio la parola, così per introdurre bene questo argomento, molto che, sperando che anche da casa chi ci segue possa fare le domande adeguate a... Diciamo quello di cui parliamo, prego. Sì, grazie Guado. Intanto mi sentite bene, vero? Un saluto a tutti, speriamo che la Bene, linea regga. Sì, allora stasera non ho preparato proprio un intervento come in genere faccio, no? E c'ho sempre delle foto da farvi vedere, delle immagini. E volevo parlare anche un pochino diciamo, degli aforismi, di tutte queste cose certo. che le persone magari postano anche su Facebook, riprendono e postano e fanno, va bene, questa è una cosa che va bene, alcune cose vanno bene, altre cose magari andrebbero verificate un pochino meglio, però diciamo che nell'insieme alcuni sono anche molto pregevoli da apprezzare, no? In un certo senso. E poi collegato questo aspetto sociale, non soltanto italiano, no? Ma anche poi internazionale, perché si parla di social media a livello internazionale, collegato in un certo senso anche alla nostra tradizione e alla nostra mentalità. Infatti il titolo viene da lì, no? Perché io ho pensato di fare queste cose qui? Intanto perché non le fa quasi nessuno, mentre io ho notato anche lavorando sulla trilogia che in effetti quando si parla di modi di dire, di proverbi, di detti, oppure anche di slogan, tante volte proprio storici, si perde di vista il fatto, o tante volte non si considera, che queste cose sono quasi sempre vere. Cioè non sono cose campate per aria, sono cose tramandate, diciamo, di padre e figlio. E la cosa molto curiosa, parlando proprio di modi di dire, no? È che lo spesso e volentieri lo stesso modo di dire esiste e sussiste, dicevo, lo stesso modo di dire esiste in quasi tutti i paesi. Io ho trovato un video, per esempio, di dire con gli spagnoli, con gli inglesi. Mi sentite? Speriamo, Sì, sentiamo. c'è un problema in linea, come al solito. Benissimo. Con gli inglesi, e poi ho trovato modi di dire che dicono un po' la stessa cosa in tedesco, in francese, un po' in tutte le lingue. È come se fosse un comune tradunion tra tutte le lingue, e poi queste esperienze si sono tramandate in diverse lingue in tutto il mondo. Cosa anche questa sulla quale dovremo riflettere. Per iniziare vorrei leggervi, si vede, puoi proiettare l'immagine, si vede? Vediamo un attimo. Sì, qua la pagina qui. La sto caricando. Ecco qua. Questa è una cosa che io già ho letto, però la devo rileggere perché è molto importante, no? Sì. Questo qui, quest'autore qui, Manny Pearl, è uno degli autori più famosi che io presento nella trilogia. O ricordo che, perché magari chi non mi conosce, ora molti di voi conosceranno già, il formato ebook della trilogia io lo do in questo momento gratuitamente per coloro che lo vogliono leggere, mi scrivono all'indirizzo di posta elettronica che vedete qui sopra, mmguerrieri@iaco.com, e io li mando il Sì. Ci sei, Massimo? Sta cavolo di linea qui, porco boia. Massimo, purtroppo qui temo che questa linea qua è un vero disastro. Speriamo che
Purtroppo, stando laggiù in Tanzania, la linea quella che è, ai noi, boh, non so cosa dire. Oh, Dio mio. Oh, santo Dio. Vediamo un po' qui che succede, perché il discorso. Ciao Massimo, riesci a rientrare? No, Leo, scusami, non so che è successo in America. Lo puoi scrivere per favore, perché io oggi sono stato impegnato sul lavoro, quindi non ho seguito le notizie. Se puoi descrivere che è successo in America, così ne parlo anche con Guerriero, visto che lui fino a 3 anni fa ha vissuto negli Stati Uniti, vicino a New York. Quindi Leo, se puoi descriverci meglio, mi faresti un favore. Ciao Massimo, riesci a entrare? Fammi sapere, grazie. Vediamo se c'è qualche cosa su controinformazione.info. Purtroppo se l'amico. Io temo che vediamo un po' se riusciamo a capire che diavolo succede al Massimo Guerrieri. Ora, Leo, ci puoi descrivere che è successo in America, per favore? Scrivi, no? E che cosa aspetti? Ah, ecco. Beh, in America stanno negli infetti, stanno succedendo di caroleo degli incidenti strani. Questo è il secondo del primo tossico. E poi un trans che spara tre ragazzini. Ciao a tutti, purtroppo stiamo aspettando, cioè, che i Guerrieri, insomma, speriamo che riesca, cioè, purtroppo Guerrieri ha questi problemi di linea, speriamo che riesca a entrare, perché si trova in un paese in cui c'è purtroppo problema di linea. C'è qualcosa che veramente qua non si capisce bene, perché Guerriere a questi problemi. Speriamo bene che. Eh sì, William, ha detto proprio bene. La vigliaccheria degli italiani purtroppo è grave, io ne sono testimone di questo, perché dato ciò che ho proposto per dare un contributo per cambiare le cose, e che, perché secondo me è l'unica cosa possibile, di cui vi ho già parlato 1.000 volte, non voglio neanche stare qui a ripeterlo, e per fare quello ci vuole gente con le palle, coraggiosa e che abbia anche un seguito, perché non si può mandare avanti quattro gatti e gli altri stanno lì sul balcone ad aspettare chissà cosa. Bisogna che tutti scendiamo in piazza, come fanno in Francia, perché i francesi scendono in piazza solo per questioni pensionistiche. Da noi invece bisogna scendere in piazza per più di una ragione, non solo per una questione di pensione, ma per una questione di sovranità, per una questione di indipendenza, di libertà, per una questione di lavoro, per una questione di avere un finalmente delle persone che amano questo paese, che lo possono veramente governare e non amministrarlo come si sta facendo tuttora con la sbenonata zoccola. Perché
la smenonata ormai, guarda, è una vergogna totale questa donna, una vergogna delle vergogne, peggio di Draghi, molto peggio, almeno quello sapeva che era lui, Draghi sapeva che era quello, punto. Ma questa qui che si presenta e poi fa un'altra grillata, onestamente, è una cosa assolutamente indigesta. Però purtroppo, nonostante un ennesimo tradimento che questo paese subisce, siamo sempre là. Questo è il punto. Questo è il punto. Quindi qui bisogna assolutamente uscire fuori da questo circolo vizioso in cui ci siamo, e dobbiamo fare qualcosa per riprenderci quello che ci hanno rubato, cioè il nostro paese. E non si fa fondando un partito. Questa è un'idiozia assoluta. Purtroppo, ripeto, il popolo italiano è immerso in una catastrofe culturale, morale, senza precedenti nella sua storia. Peggio di quello che avvenne l'8 settembre del 43, e peggio di quello che avvenne anche durante il 25 aprile, purtroppo. Adesso Massimo è rientrato, vediamo un po'. Ma Massimo, Sono qua. purtroppo hai problemi di... Quando è saltata la linea? Oh, è saltata, che ne so, è stato via 5 minuti, credo abbastanza abbondanti. Qui non lo so, è lì una questione di dove abiti, lì non so, che credo che internet là purtroppo non è potenziato come qua, e quindi succede ciò che succede. Quindi stavo Allora, via. dicendo, va avanti, vediamo un po' Un po' di di concludere. pazienza, un Sì, po' di prego. pazienza. Allora, mi puoi riproiettare l'immagine? Non c'è. Avete sentito come non c'è? L'ho ricaricata in No, questo l'immagine momento. non c'è più, non c'è l'immagine. L'ho ricaricata, aspetta un attimo. Come mai non c'è più? Ho ricaricato tutto, un attimo di pazienza. Vabbè, comunque, di pure quello che volevi dire prima, non fa niente, c'è l'immagine. Parla pure, magari non vorrei con No, quello ma che io adesso mi hai l'immagine, spiegato sai, la io mia. ora ci arrivo subito, un attimo di pazienza. Prego. Ci arriviamo Vorrei che subito. caricando quello poi vada lì un'altra volta, mi dispiacerebbe. Perché dopo va a finire che diventa un mio monologo, ma non è quello che voglio. No, devo, scusate un attimo, stai lì, stai lì. È sparito un'altra cosa. Oh, Mi porca senti giuda. adesso? Adesso sì, ma qui sparisce in continuazione, mannaggia. Allora riproviamo, se non ce la facciamo pazienza, si farà un'altra volta. Via. Purtroppo Vediamo un quest'ora po', qui c'è speriamo. muto. L'immagine la vedi adesso? Sì, La vedi, adesso la no? vediamo, sì. Oh, ok. Va bene, ho parlato insomma, di questo politico della Gran Bretagna che aveva parlato di schiavitù moderna, eh? Sì, al nuovo Moderno sistema sistema. di schiavitù. No, Ecco, e poi avevo parlato di Friedrich Hegel, che è uno naturalmente dei filosofi più importanti, no? Anche io l'ho sì. studiato a scuola, Sì. eccetera, però purtroppo è anche, come io spiego nella trilogia, il filosofo degli Illuminati, insieme a Marx, Esatto. poi hanno scritto insieme anche il Manifesto Comunista. Quindi,
Tutta la filosofia e tutto quello che sta succedendo oggi, come spiego nella trilogia, riprende un po' questa impostazione che ha dato lui. Azione, reazione, soluzione. Cioè, loro stessi creano i problemi, esempio, pandemia, e automaticamente ti propongono già la soluzione, no? Capito? Azione, soluzione. Quindi molti eventi importanti che sono successi, anche la stessa, ricordate, la prima guerra mondiale, no? Che ci fu l'assassinio dell'arcivescovo, scusatemi, dell'arciduca, dov'era quello lì in Serbia, che fu naturalmente provocato ad hoc, oppure il famoso attacco del Golfo del Tonkino per quello che riguardava la guerra del Vietnam. Si potrebbero fare tanti esempi. In realtà sono stati tutti pretesti per poi ottenere delle cose. E tutti questi, diciamo, tutte queste cose qui sono in un certo senso riconducibili all'ordo ab caos, o quindi al nuovo ordine mondiale, perché noi stiamo cercando di capire quello che sta succedendo. Ecco. E questo è stato uno dei filosofi più importanti, sicuramente, non c'è dubbio, dal punto di vista intellettuale, però anche con il vizietto dell'illuminato. Allora andiamo avanti. Questa l'ho già detta anche recentemente. Comunque, questo dice: paradossalmente, la gente che crede di sapere sempre tutto è proprio quella che non capisce mai un cazzo. Karl Bukowski è un intellettuale, devo dire, di una certa qualità, e ovviamente è un iniziato, eh? Eccola qua, questo qui è Zapao, schiavo, è colui che aspetta qualcuno che venga a liberarlo. Infatti, il tipico dell'italiano di oggi, Ecco, poi uguale. ora ci arriviamo a parlare della mentalità. Adesso vediamo gli aforismi. Andiamo avanti velocemente, questo qui l'ho fatta vedere in passato, se ti ricordi. Romney Stewart, che è uno degli autori più importanti, anche se non molto conosciuto, che io presento nella trilogia, dice: il governo è fortunato perché la gente non pensa. Adolf Hitler. Confucio, quando fai qualcosa sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente. Infatti. Eccola qua, questa qui è molto bella di Alain Delon. Lascerò questo mondo senza sentirlo. La vita non ha più nulla da offrirmi. Ho visto tutto, ho sperimentato tutto, ma soprattutto odio l'era attuale che mi fa male. Tutto è falso, tutto è stato sostituito, non c'è rispetto per la parola data. Ora tutto ciò che conta sono soldi e ricchezza. So che lascerò questo mondo senza dispiacermene. Allora, due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma non sono sicuro dell'universo. Le persone oneste e intelligenti difficilmente fanno una rivoluzione perché sono sempre in minoranza. Infatti, tutte le rivoluzioni sono sempre state causate dallo stesso gruppo di cui si parlava prima. E anche i movimenti, adesso le proteste, l'avete sentite, no? Che sono successe a Parigi, sono, è difficile da credere questa cosa, ma sono organizzate dalle sovrastrutture e sono fatte apposta soltanto per creare caos. Già. La tolleranza arriverà a un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Dostoevsky. Questa qui la salto, anche se è questa qui è una cosa curiosa che io ho scoperto qui vicino. Sono andato in un resort qui vicino, è una curiosità più che un aforisma. Vedete, hanno scritto Deep and 6 feet, che è un inglese non ortodosso, perché non si dovrebbe dire così, però la cosa buffa è che hanno scritto DIP con 3 E anziché 2. Saltiamo a questa qui che dice: ti insegnano che la verità è giusta, ma quando la dici tutti si offendono. Questa
Questa dice: non ho capito, andiamo in guerra per difendere il mondo libero quando qui dobbiamo mostrare un lascia passare per prendere un caffè o andare al barbiere? Questo qui non è un aforisma, è un po' un commento che ho fatto io, perché io naturalmente ho una grande stima, soprattutto per il primo Malanga, però lui ha tergiversato molto come autore ultimamente, ha perso anche secondo me un po' il filo. E lui per molto tempo ha dovuto venderci il mondo felice, ce lo ricordiamo tutti, no? Benissimo, adesso dice che il mondo è impazzito, quindi io ecco, un po' scherzoso gli ho scritto: Corrado, ma dal mondo felice sei passato al mondo impazzito? Un bel salto, non c'è niente da dire. Allora qui dice: la cosa interessante delle persone intelligenti è che sembrano pazze alla gente stupida. Nikola Tesla, uno dei più grandi scienziati mai esistiti, probabilmente a livello tecnologico, di ingegneristico, sì, di, insomma, senza dubbio. È stato il più grande di tutti. Io non l'ho mai studiato a scuola, la fisica non ho mai sentito parlare di questo signore. Questa qui la conoscete, vedi? Vero? Chi è questa qui, Ubaldo? La conosci, no? Non riesco a vederla bene. Ah, per l'amor di Dio, che spavento! Hai visto? Che fa? Fantozzi. Hai visto il segnetto che fa? L'avete visto? Sì, sì, sì. Viviamo in un'epoca singolare dove le macchine e le bombe sono intelligenti, ma gli uomini un branco di idioti. Ecco, allora, riguardo agli aforismi, ce ne avevo degli altri, però ho messo insieme la cosa molto velocemente. Allora, io volevo parlare un pochino della mentalità. Siccome anche su questa... su questo, diciamo così, aspetta, fammi fare una cosa perché ho chiuso tutto, ma la voglio lasciare, questa è un'importanza. Parliamo adesso a braccio, diciamo così. Ci sono delle domande? No, per il momento c'è una domanda. Ecco, vedete il problema, no? Il problema è che le persone ascoltano, ma non fanno domande. No. E invece bisogna fare domande, no? Bisogna chiedersi delle domande, insomma, parlano tra loro e non seguono l'intervento. Ma allora che senso ha fare queste cose? Allora io voglio dirvi una cosa, dunque io ho sentito anche molti interventi che avete fatto, no? Con degli attori eccetera eccetera. Allora quello che in base anche alla mia esperienza, no? Diciamo la verità, perché io sono stato 21 anni in America, è stata sicuramente una cosa che ce l'ho addosso, no? È evidente, non è che puoi far finta che non è successo niente. Non è che questo a me mi abbia cambiato la mentalità, no, non volevo parlare di questo, volevo dire che io ho notato, naturalmente, essendo stato poi in contatto con persone di culture diverse, ho notato proprio questa differenza di mentalità. Ecco, noi purtroppo abbiamo una mentalità che proprio ce l'abbiamo forse noi del DNA e non c'è niente da fare, per cui ci dobbiamo sempre lamentare. Ora, io ve lo dico, per carità di Dio, io non sono nessuno, però la situazione che si è creata in Italia e che purtroppo è gravissima e andrà anche sempre in peggio, è purtroppo dovuto anche a questo atteggiamento, perché noi ci lamentiamo, però poi non facciamo niente. L'americano, per esempio, l'anglosassone, l'unica cosa di cui si lamenta la mattina quando apre la finestra, non che si lamenta, che gli interessa è vedere il tempo, fa subito il commento sul tempo. Però poi, in linea di massima, non si lamentano tanto, vanno a lavorare, fanno quello che devono fare. Sì, siamo un pochino tutti scontenti per certi aspetti, non sono contenti nemmeno loro, però almeno non si lamentano, hanno questa grande questa cosa qui. Noi abbiamo invece, e non riesco a capire da dove venga questa cosa, questa attitudine, questa mentalità che è veramente deleteria, perché non crea assolutamente niente. Dobbiamo tenere presente che tutto quello che esiste intorno a noi l'abbiamo creato noi. In Italia le cattedrali, i grandi monumenti, l'Italia è un paese numero uno al mondo per quello che riguarda la cultura, l'abbiamo bene o male fatta noi,
italiani. Ora, come abbiamo potuto generare, direi, 2000 anni, beh, diciamo anche meno, ma diciamo 2000 anni, tutte queste belle cose, e adesso l'unica cosa che riusciamo a fare è quella di lamentarci, basta? Qui c'è qualcosa che non torna. Ora, io non sono un ricercatore, uno psicologo, un antropologo, una persona che può avere background per fare un'analisi accuratissima di questa cosa qui, ma è un dato di fatto. E mi sono sempre, mi chiedo ancora perché avviene questa cosa. Sicuramente io sono certo di questo, che se non si cambia la mentalità, non cambierà assolutamente nulla. Questo, di questo sono assolutamente certo. Bisogna smettere di lamentarsi e documentarsi di più, studiare di più. Adesso c'è internet che permette di fare tante belle ricerche. Tenete presente che gran parte degli autori che io ho presentato nella trilogia, completamente sconosciuti agli italiani, ma devo dire anche a quasi il resto del mondo, qualcuno in America li conosce di più, ma pochi, sono venuti fuori, i testi sono venuti fuori da materiale su YouTube, da materiale scaricato dai siti Archive e molti altri libri in PDF. Guardate, in questo momento, proprio 4 o 5 giorni fa, ho scaricato un libro che è dedicato alla storia dei gesuiti, scritto nel 1816. Vi dico anche da chi è stato scritto. Ce l'ho scritto qua, un attimo di pazienza, da John Poynder, nel 1816, due volumi. Ora, perché voglio un attimo dedicare un po' di attenzione a questo libro? Perché leggendo questo libro, e io non è neanche che lo leggo tutto con attenzione, cerco di utilizzare un po' della, che si chiama lettura veloce, no? Per cercare poi di individuare se ci sono dei punti più importanti. Nel secondo volume, lui spiega la struttura e come sono strutturati i gesuiti, ne analizza la Costituzione e fa anche la comparazione la relazione, quindi, tra la Costituzione dei Gesuiti, che all'epoca erano in quattro livelli, sono ancora in quattro livelli, però hanno anche dei sottolivelli, e io per la prima volta, credo, in Italia li pubblico nella trilogia, sono pubblicati, in relazione alla Costituzione delle nazioni nelle quali risiedono, no? Perché loro erano tutto il mondo, erano completamente tutto il mondo, anche in India. Io sapevo che erano in Cina, ho scoperto che erano anche in India e sono ancora molto potenti e potentissimi anche in India. E hanno la grande qualità di mimetizzarsi. Io infatti mi sono chiesto, quando ho messo insieme la trilogia e ho capito un pochino di più, ho detto ma Franco Collins ne ha parlato, no, molto di questa cosa qui, credo nella terza parte del capitolo quarto. E spiegando le relazioni con l'ordine di Malta, e mi sono chiesto, ma tutti questi gesuiti dove sono? Che cosa fanno? E in questo libro ho scoperto quello che ho sempre pensato io, quello che avevo poi un po' dedotto io, e cioè che noi si pensa che il gesuita sia un prete e quindi che abbia la tunica, no, da prete. In effetti sì, molti di loro ce l'hanno, quelli che si occupano, che lavorano in chiesa, hanno varie mansioni in chiesa, ovviamente, e quelli che lavorano nell'università, perché noi non si sa, ma ci sono la maggior parte delle università importanti oggi sono state fondate da gesuiti e sono ancora gestite da gesuiti in borghese, cioè alcuni vestono la tunica, tipico prete che lavora, insegna filosofia alla Georgetown University, dove ha studiato Bill Clinton, dove hanno studiato in tanti, va bene? Però poi ho scoperto nel libro che invece la maggior parte, sia di quelli al primo livello che di quelli al secondo, al terzo e al quarto livello, quindi anche proprio quelli selezionati
al top, 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 di cui la maggior parte non conoscono nemmeno, e possono andare in giro in borghese. E quindi si confondono tra noi. Sono giornalisti, sono politici, sono letterati, sono filosofi, sono massoni, sono di grandissimo livello, sono militari, cioè in tutte le sedi importanti, no, di controllo. Io ho detto tante volte, no, già in passato, secondo me ci sono tutti iniziati, anche loro sono iniziati. Ecco, questo per dire, il libro è disponibile per tutti, è in inglese, purtroppo in Italia non si legge tanto in inglese, ma capite quante cose importanti ci sono in quel libro lì? E leggendo quel libro lì, sì, è un libro di un'attualità incredibile, perché gran parte dei casini che sono successi oggi sono sempre successi in passato. Esatto. E temo che siano sempre organizzati dalle stesse strutture, un pochino più, un pochino meno. Non diamo tutta la colpa ai gesuiti, perché non va bene, però ci sono altri gruppi ovviamente molto potenti e molto importanti, ma la tecnica e la filosofia è quasi completamente la stessa. Per esempio, quando Ignazio di Loyola ha avuto una grossa discussione col papato, perché non li volevano far costituire questo ordine, che ricordo è stato il primo ordine, il primo servizio segreto mai costituito in grande stile, perché rappresentano di fatto anche il Secret Service del Vaticano. Quando nel 1534, oppure 1540, le date purtroppo non sono precise, vicino a Roma Ignazio di Loyola, insomma, decise di fare questa cosa, anche se molti testi ufficialmente riportano Parigi, sembra che sia stato vicino a Roma, ma questa poca importanza, dovette scendere a compromessi con Paolo III, il Papa Paolo III, che è stato il Papa più importante, secondo me, della storia del Vaticano, perché non soltanto ha riconosciuto l'ordine dei Gesuiti, ma ha anche fondato l'Inquisizione. Quindi è dovuto scendere a compromessi e ufficialmente ha dovuto accettare l'idea che i gesuiti avrebbero comunque dovuto scrivere nella Costituzione che dovevano seguire le direttive, o erano sotto, diciamo così, la volontà del Papa di turno. In effetti non è mai stato così, perché loro l'hanno scritta formalmente in una certa maniera, ma nella sostanza fanno quello che vogliono e il Papa non può dire nulla, i papi vari non possono dire nulla. Ora poi, come vedete, hanno messo un gesuita a San Pietro, così almeno si sono risolti tutti i problemi, che per accordo iniziale un gesuita non doveva mai correre per diventare Papa. Infatti, per l'accordo che c'era inizialmente, era così, sembra, una volta. Adesso non sembra, più. Sembra che sia così. Ecco. Quindi vedete quanti, io tutti i libri che poi da quali attinto l'ho scaricati da internet, quindi bisognerebbe riuscire a sfruttare un pochino meglio la tecnologia che loro ci hanno messo a disposizione. Infatti, allora in questo caso se tutti, anche soltanto ritengo un 20-30%, non occorre un 100%, perché questo si sa che non è possibile, si applicassero un pochino di più, acquisendo anche un livello di consapevolezza superiore. Io non credo di essere nessuno, io non credo di avere un livello di consapevolezza eccelso. Mi do un 6,5, un 6,5 me lo do. Ecco, un 6,5 di un 20-25% della popolazione sarebbe più che sufficiente per fermarli, perché l'unica cosa che li ferma è la conoscenza. Loro, se vanno avanti, portando avanti questo progetto che si chiama Nuovo Ordine Mondiale o Grande Opera, lo possono fare soltanto grazie
alla nostra pigrizia, ecco, la nostra inerzia, la nostra non volontà di applicazione. Quindi smettiamoci di lamentarci e cominciamo a studiare di più. È tardi, purtroppo è tardi. Adesso molti autori della controinformazione vi raccontano che le banche stanno cadendo e quindi il nuovo ordine mondiale ha perso. È esattamente l'opposto. Le banche stanno andando male perché il nuovo ordine mondiale sta andando avanti. Vogliono abbattere il sistema della fiat moneta esistente per poi introdurre il digitale. Ma come ci ha spiegato il dottor Day, prima di ricostruire bisogna distruggere. Non puoi ricostruire sul nuovo. Devi prima fare piazza pulita per poi ricominciare da capo. Ci sono per caso delle domande? Nessuno fa domande? Nessuno è curioso di sapere quello che c'è scritto in questo libro? Ma come volevo sentire la risposta di Guerrieri? Francesco, non capisco. Delle Croce può chiedere fuori a Guerrieri chi secondo lui comanda i gesuiti, a chi rispondono? I gesuiti non li comanda nessuno, sono in cima alla piramide. Ricordatevi che vi dico io, non l'aveva mai detto nessuno sta cosa qui. Se voi tenete presente, tutte le attenzioni vanno per esempio sui gruppi ebraici, no? Io ho spiegato nel libro che se te segui la simbologia, anche la stessa Federal Reserve non è una simbologia ebraica, è una simbologia romana, di Roma. I gesuiti sono lì da 500 anni, nel 34 festeggeranno i 500 anni, era l'obiettivo che si erano dati sin dall'inizio. Sono 500 anni che sono lì e sono tutti insieme molto di più in termini numerici degli ebrei, insomma, degli ebrei, perché gli ebrei sono tra virgolette il gruppo Bnet & Brit, che rappresenta il nocciolo duro dell'intelligence, diciamo così. Spiego io nel libro che a un certo punto ha fatto un accordo a Losanna, mi sembra nel 1804, vado a memoria, 7, con i consigli, con le altre massonerie, sono tutti insieme e tutti rispondono ai capi. Io nell'ultimo intervento, penultimo intervento, ho fatto vedere una diapositiva, un'immagine nella quale il professor Veil, secondo il professor Veil, loro sono in controllo assoluto di tutte le massonerie del mondo, anche di quelle in Oriente, perché loro sono andati in Cina 400 anni fa. Sono andati in India 400 anni fa, sono presenti lì. Pensate che loro si vestono da mandarini, c'è scritto nel libro. Se necessario, loro si vestono da mandarini, capito? Si mimetizzano, se necessario, perché l'importante è quello di perseguire gli obiettivi dell'ordine. Poi nel libro c'è scritto anche una cosa molto curiosa, no? Uno dei voti dovrebbe essere quello della povertà, no? E beh, in effetti uno quando entra prende i voti, diciamo così, che poi non tutti devono prendere i voti, tutti devono giurare fedeltà al Papa Nero, ma solo il terzo e il quarto livello prendono i voti, cioè fa questa distinzione l'autore. Che dicevo, ecco, quando aspettate, allora quando prendono quando prendono i voti, cioè c'è scritto che quando entrano devono, ecco, quando entrano devono donare le proprie proprietà e naturalmente non possono donare più niente ai parenti. I parenti sono certamente scontenti di questo, come se uno decide di cedere tutto alla Chiesa, come è successo tante volte in passato. In questo caso cedono tutto ai gesuiti. Poi però in realtà cammin facendo anche da novizio o ai primi livelli, no? Sono due livelli all'inizio, il soggetto se vuole può presentare domanda al Papa Nero
E il Papanero, se vuole, li può restituire anche tutto, a seconda delle circostanze. Quindi non è vero, non è vero che sono poveri, sono apparentemente poveri, ma nella realtà molti di loro non lo sono affatto. E quindi l'obiettivo è quello di perseguire la missione dell'ordine. Qual è la missione dell'ordine? Qual è secondo noi la missione dell'ordine? La missione dell'ordine è quella di creare una religione unica. Adesso mi sembra abbastanza chiaro questa cosa, che sarà la religione apparentemente cattolica cristiana dopo lo scisma di Lutero. Si sono dati l'obiettivo di riportare tutto sotto il controllo di Roma. Ma riportare tutto sotto il controllo di Roma, ci si dimentica una cosa fondamentale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando Lutero ha fatto lo scisma, le chiese luterane e protestanti non hanno più mandato soldi a Roma. Che cosa credete che fosse la grande questione? La questione sono le tasse. Quindi in questo caso, poi piano piano, nel corso degli anni, hanno riportato tutti sotto il controllo, a partire dalla regina d'Inghilterra, come sapete, per protestante, e tanti altri monarchi. E protestanti nel mondo sono di nuovo tutti sotto il controllo. Allora, vedo che Ubaldo ci ha lasciato, io l'intervento l'avrei. Vediamo un pochino. Leo, Max può parlare dei Sabatei? Pensa che la guerra possa andare in escalation nucleare oppure tengono questa tensione? Allora, ho spiegato nei precedenti interventi, Leo. Lasciamo perdere i Sabatei, voi avete questa cosa nella testa che vi hanno messo altri autori, che non voglio dire che non sono veri, però si esagera troppo il problema. Sono gli ebrei, sono quattro gatti e le banche le gestiscono loro, ma non sono loro le banche. Il dollaro non è loro, loro sono i gestori perché sono bravi a fare le cose. Però il dollaro c'è. L'immagine dell'occhio che vede tutto è un'immagine gesuitica originariamente. Andate a studiare la simbologia. Non è un'immagine gesuitica, non è un'immagine, scusate, ebraica, non c'è niente a che fare. Quindi il controllo non ce l'hanno loro, loro sono gli amministratori, sono i contabili. Quello che controlla tutto è la banca di Basilea, la banca di cui non parla quasi mai nessuno. Le altre banche gli vanno dietro. Ma chi è che ha costituito la banca di Basilea? Io lo spiego. La banca dei regolamenti dei conti. Io lo spiego nella trilogia. L'avete letta la trilogia? No. Adesso mi fate queste domande perché non avete letto la trilogia. Va bene, Leo? Io ho spiegato nel precedente intervento che se vai a vedere la somma delle date della prima, della seconda e dell'intervento della Russia in Ucraina, il totale fa sempre 68. Quindi tecnicamente è iniziata la terza guerra mondiale in Ucraina. Sì, ci sarà un'escalation perché questo ci deve essere il caos, perché prima di ricostruire il nuovo mondo con l'uomo Dio, che si sono prefissati di fare, devono distruggere il più possibile. Sanno il pericolo del nucleare e quindi non lo so quello che si inventeranno, però sicuramente partirà la terza guerra mondiale. Ma quello sul quale dobbiamo riflettere è questo. E ci dobbiamo chiedere, ma l'intervento l'ha fatto Putin? Come fa Putin a sapere queste cose? Allora anche Putin segue la stessa agenda. Sì, anche Putin fa parte, purtroppo, anche se mi piace molto come personaggio, fa parte purtroppo dello stesso programma. Sono tutti d'accordo, perché se Putin non seguisse un programma, a questo punto non sarebbe più lì. Avrebbero fatto fuori in 448, perché loro se vogliono fanno fuori tutti. Quindi io ve lo dico a correzione purtroppo di molto lavaggio del cervello che vi hanno fatto altri autori, il discorso ebraico è vero, esiste, perché se proprio vogliamo vedere la prima e la seconda guerra mondiale, secondo me, l'hanno causata loro. Il gruppo di Levi, Shebatai Levi, quel gruppo lì, sì, è possibilissimo,
non dimentichiamoci che sin dall'inizio loro hanno fatto un accordo, diciamo così, strategico, per cui sono sempre, hanno sempre lavorato anche all'interno dei gesuiti. Questo ve lo dico io, non ve lo dice nessuno, basta leggere attentamente il libro. C'è un'immagine nel quale Ignazio di Loyola converte due ebrei. Che cosa vuol dire? Più chiaro di così? Quindi a quel livello lì, a un livello delle cosiddette sovrastrutture, lavorano tutti insieme. Non c'è nessuna differenza. Perché loro hanno comunque lo stesso Dio. Chi è il Dio di questi soggetti qui? Io ne ho parlato ormai tante volte e vi dico queste cose qui che non vi dirà mai nessuno. Quindi, e se volete capire un pochino meglio le cose, studiate, è scritto tutto nella trilogia. Io dico sì, non posso farlo. Io comunque la risposta credo, spero di avertela data a Fabio. Vediamo un po'. Cosa ne pensi del fatto che i templari siano la base della massoneria? No, i templari non sono assolutamente alla base della massoneria. I templari, come ho spiegato io, sono un ordine iniziatico che poi è continuato anche adesso, perché l'ordine, coloro che gestiscono le banche, fanno parte di un ordine a sé, completamente a sé. Poi fanno parte anche di altri ordini, poi diventeranno gli antagonisti dei gesuiti cattolici. Non esiste nessun antagonismo, non c'è nessun antagonismo, agli alti livelli lavorano tutti insieme. L'antagonismo è stato creato ad hoc per mettere gli uni contro gli altri. Allora hanno dovuto creare il fascismo da una parte e il comunismo dall'altra per creare la seconda guerra mondiale, perché se non crei questi due gruppi, un professore universitario che si chiama Richter è spiegato nel libro. È colui che ha scritto praticamente che poi è stato ripreso da Nietzsche, la teoria del superuomo, nel quale si fonda tutta la filosofia fascista, nazionalsocialista. E dall'altra parte, invece, Hegel, come abbiamo visto prima, e Marx hanno messo insieme il manifesto comunista proprio perché si doveva creare. È sempre stato così. I due gruppi che si scontravano insieme, ecco, allora c'era così. E no, si sta a spiegare. Noi non abbiamo la mentalità per capire queste cose qua. Non sono cose logiche, però funzionano così. Io ve le dico, ci pensate, vediamo un po' se ci sono altre domande. Leopoli, ci mancherebbe altro. Grazie a te. Purtroppo lo stesso sentore per Putin. Crede all'esistenza delle bombe nucleari? Fabio, ti ringrazio molto di questa domanda, perché se ti devo dire la verità, non ci credo. O meglio, mi spiego meglio. Ora può darsi che ce l'abbiano. Ti dico con certezza, il condizionale è sempre d'obbligo. Che se si deve vedere, si deve analizzare quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki all'osservazione empirica oggettiva, lì non possono essere scoppiate due bombe nucleari, perché dopo poco hanno ricominciato a costruire e nessuno è morto, dovevano continuare a morire per anni e anni e anni e anni, quelle zone lì dovevano rimanere tutte terra bruciata. E quelle che hanno utilizzate sono state bombe all'idrogeno, che hanno in effetti conseguenze simili. Infatti, le persone sono bruciate, però dopo poco l'idrogeno ovviamente si è evaporato con l'esplosione e questo ha permesso la ricostruzione. Perché gli scienziati, ogni tanto, gli storici parlano ma non riflettono. Ma è possibile che nessuno pensi a una cosa stupida come questa? Sì, conosco John Robinson, ma è un parlatore del nulla. Scusatemi, io dico quelli che parlano bene, 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 ma non citano mai le fonti. Non state a sentire i parlatori del nulla, quelli che non citano mai le fonti. Io vi cito sempre le fonti, sempre. Uno che parla senza mai citare le fonti è soltanto un intrattenitore e non dovete stare dietro agli intrattenitori. Purtroppo sono quasi tutti intrattenitori. Io non ci posso fare niente. Guarda che Leo, i banchieri sono Sabatei. Rocha e De Rockefeller sono tutti cavalieri di Malta, Sono gesuiti, svegliatevi. Non c'entra niente i Sabatei.
se sono lì sono massoni, gesuiti, cavalieri di Malta. Se no non ci sarebbero lì. Vi dico delle cose che non vi dice nessuno, pensateci perlomeno. Le banche italiane cadranno? Boh, non lo so, spero di no, come italiano spero di no, ma possono cadere in qualsiasi momento. Non tenete tutti i soldi in banca, io forse lo sapete, faccio anche un po' di consulenza oro, perché come ho fatto questa domanda, Alda, ti do quello che penso. Non tenete tutti i soldi in banca. Tenete, per esempio, se avete un certo patrimonio in banca, certo, cash, soldi in banca, tenete il 50% a disposizione per quello che vi serve per vivere, 3 o 4 mesi, diciamo 5 mesi, 6 mesi, e l'altro investite in oro. Io faccio, compratelo dove volete. Lavoro con un'azienda che è costituita come trust, quindi se comprate l'oro attraverso me, con questa azienda, l'oro è al sicuro, perché per la legge internazionale del trust, di cui nessuno mai vi dirà in Italia, perché non sanno nemmeno che cos'è un trust, anche molti avvocati, anche la terza guerra mondiale, alla fine della terza guerra mondiale il vostro oro sarà lì, se non sarete più, se non saremo più vivi, perché ce l'ho anch'io, che soldo lì, e prenderanno, andranno ai nostri eredi, però l'oro rimarrà lì, non lo può toccare nessuno, perché l'oro che entra in ovest a nostro, entra dalla porta di servizio, ma dalla porta principale c'è l'oro dei grandi industriali, c'è l'oro delle grandi organizzazioni, dei grandi ordini, dei ricconi del mondo. Dove pensate che tengano l'oro questa gente qui in casa? E tengono in questi cavò. La maggior parte di questi cavò sono cavò, diciamo così, privati. Soltanto alcuni sono costituiti come trust, che sarebbero fondi fiduciari. Quando si mette l'oro all'interno, un bene, perché non tengono solo l'oro, tengono anche oggetti preziosi, dipinti, di tutto tipo, all'interno di queste strutture, non c'è polizia al mondo che ci può entrare dentro. Volete un esempio? Due senatori americani che in questo momento, ricordavo il nome, adesso mi scordo il nome, hanno provato per tanti anni. Due senatori americani, senatore americano può fare quello che vuole, hanno provato per tanti anni ad andare a visitare Fort Knox, dove in teoria ci dovrebbe essere l'oro degli americani, ma tanto poi la Federal Reserve è una banca privata e non è l'oro degli americani, è l'oro della Federal Reserve, punto. Eppure non ci sono mai riusciti, non sono mai riusciti a tenere il passo, perché solo i servizi, solo coloro che sono addetti a un certo livello, addetti proprio a certe cose, possono entrare lì. Ma d'altronde è comprensibile questa cosa qui. Immaginiamo se tutti possono andare all'interno di un cavo della BRICS. Ma no, 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 non è possibile. Ecco, quindi io la consulenza sull'oro è gratis. Prevedo, sono già crollate 3 banche, più di 3, perché altre 2 o 3 poi stanno crollando, su piccole banche ne parlano neanche più, che non vogliono creare scandalo. È crollata improvvisamente la Silicon Valley Bank, che era la 19ª banca in America, un colosso, finanziava startups. Improvvisamente, tenete presente che dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di gestione, una cosa così è impossibile. Se la banca viene gestita bene, anche quando viene gestita male, ci sono i revisori di conti, ci sono le aziende come Moody's, Standard & Poor's e Fitch, che sono lì ogni anno per controllare. Era una banca BB+, non era una banca a rischio, poteva assolutamente succedere una cosa così. Ecco, è stata fatta fallire per delle particolari ragioni, diciamo così, politiche. Poi è andata fuori business anche la Signature Bank di New York, e Bloomberg prevede che andranno fuori business almeno altre 5 o 6 banche a breve. Bloomberg è la rivista, il canale più importante, no, dal punto di vista economico. Ma non è mica finita, perché in Svizzera avete saputo del problema che c'è stato con la Swiss Bank. Ora, per salvare la Swiss Bank hanno fatto un pasticcio incredibile, ne ho parlato nei miei interventi ultimamente, perché io ho 2 canali di Telegram, il mercato.
mercoledì sera, domani sera, parlo del piano B e piano C, perché come forse molti sapete, io do una mano agli italiani che vogliono venire anche temporaneamente qua in Tanzania e sono molto contento, sta andando molto bene. E poi loro, io parlo il sabato alle 9 del loro. E il mercoledì l'intervento, questo intervento sarà alle 19, poi dal mercoledì successivo ritorneremo alle 21. Va bene? E hanno fatto il pasticcio che l'UBS è andata in salvataggio della Swiss Bank, però purtroppo non hanno consultato l'antitrust. Quindi hanno creato una superbanca che ha più del 50% del mercato, che è una cosa illegale. Naturalmente queste cose non ve le dice mica nessuno. L'ho scoperta io, pensando. Bisogna pensare. Allora, vediamo un pochino. Quindi sì, Alda, purtroppo state attenti, in qualsiasi momento stiamo andando verso il grande reset. Non tenete tutti i soldi in banca. Se avete soldi nei fondi, nelle azioni, senza fare allarmismi, ma vendeteli piano piano, ma vendeteli, e comprate oro. Io sono in contatto anche con una raffineria, con me, sempre gratuitamente, potete comprare anche oro sfuso, una raffineria che è sul mercato da tanti anni, di grande nome, di grande prestigio, ha un prezzo favorevolissimo. Spero di averti dato la risposta. Non facciamo allarmismi, a noi non piacciono quelli che scrivono i titoloni ad 8 colonne, no, però dobbiamo essere un attimino attenti a quello che sta succedendo e purtroppo dobbiamo essere positivi, ma non posso essere ottimista, di qui almeno fino al 2025. Allora, Librash dice: chi gestisce il dissenso francese è da che parte? 3 milioni di persone. Allora, come ho detto precedentemente, tutte queste grandi operazioni di piazza, da sempre nella storia, sono state organizzate. Sono organizzate da strutture apposite che qualche volta lavorano con i servizi, qualche volta magari non lo so per chi lavorano, ma non sono mai organizzazioni spontanee. Vengono fatte per distrarre, eh? C'è un'operazione in corso, allora si crea una manifestazione per distrarre l'opinione pubblica, si parla di quella cosa lì, anziché parlare di un'altra cosa che sarebbe molto molto più importante e delicata, non se ne vuol parlare a livello mediatico. Tenete presente che il 95% di quello che vedete in televisione è finto, eh? Io ho lavorato nella pubblicità 20 anni, credo abbia un minimo di competenza per dirvelo. Per guardare la televisione, potete guardare una partita, una cosa che un bel film, una cosa che vi fa piacere, ma non guardate pure le notizie che dice il telegiornale, perché sono tutte stupidaggini, quelle che dicono. Dicono oggi una cosa, domani viene con un'altra. So, anche il movimento, questi movimenti qui sono sicuramente da ricondurre. Questo qui uno può dire: ma che senso ha questa cosa? Non ha nessun senso per noi, ma ha molto senso per loro perché crea caos, che è quello che vogliono. Vogliono creare zizzania, perché più zizzania creano, più si va verso l'ordine mondiale. Tutto crea, tutto quello che crea danno, crea zizzania. Il danno lo crea a noi, mica a loro. Perché creando danno a noi, loro fanno più soldi, eh. Pensate che mica ci rimettano. Loro non ci rimettono mai, ci mettiamo noi. Il calcio è la priorità prima dei diritti? Scusami, William, non capisco cosa tu voglia dire. Croce può chiedere dissenso francese, ho già risposto. Vuoi sentire il parere dei guerrieri? È letteralmente possibile che faccia tutto ciò per il solo controllo economico e di potere? No, non fanno. No, loro stanno lavorando su un progetto che è quello della creazione dell'uomo Dio. E finché non arrivano lì andranno avanti così. Sì, poi hanno un livello esoterico, no? Come si dice, a livello superiore ci saranno i grandissimi illuminati che sono tutti lì a sedere, non so se saranno 12 e che sono lì che lievitano, no? Tutte belle, queste belle cose che ci hanno raccontato tutti, no? Che ci hanno emettono un'energia che quando ci vai vicino prendi la scossa. Possibilissimo, non lo so, però loro lavorano su questo progetto e finché non lo ottengono andranno avanti.
No, non è che i sabatei sono allo stesso livello dei gesuiti, sono sotto i gesuiti, sono tutti sotto i gesuiti. O se preferisci lavorare insieme, top, te lo dico così. Guardate, il napoletano mezzo milione sono spende a calcio. Può parlare e dai. Templari, ti ho detto, scusami, no, Fabio, ti ho dato la risposta completa sui templari. I templari di fatto fanno parte del rito di York, perché si parla molto del rito scozzese, ma stranamente non si parla quasi mai del rito di York, nel quale poi ci sono anche i cavalieri di Malta, eccetera. Ci sono anche i templari, ne ho parlato in uno dei miei interventi. Guardateli. Se voi guardate tutti i miei interventi, tutte le risposte ce l'avete già, perché io ho già detto tante mai cose. Fabio, ti ho dato la risposta sul nucleare. Poi ti rubano anche a casa mia, fammi Zingaretti, non ho capito. Simboli rappresentano potere, fondi della propria condizione. Bitcoin, ecco, Bitcoin, William, volevi dire Bitcoin? La Bitcoin lasciamoli stare. Bitcoin è comunque moneta digitale. E non so quello che ne faranno, però avete visto il crollo che ha avuto. Se fosse stata così credibile, così sì, credibile, non avrebbe avuto un crollo del genere, no? Sarebbe ancora lì, avrebbe perso una cosa così nell'oro, non può mai capitare. Guardate, non so se ce l'ho, vediamo se ce l'ho, ve la faccio vedere. Perché io qui ho chiuso tutto, purtroppo. Adesso non bravo. C'avevo un'immagine dell'oro, proprio qui, ve la volevo fare, poi dovevo parlare. Non so se ne avrei parlato o meno. L'oro dal 2000 al 2020 ha fatto 5 volte. Allora io vi chiedo, qual è quel prodotto o quel prodotto finanziario, quell'azione, che ha fatto 5 volte in 20 anni senza rischi? Ditemelo. Non esiste. Gli ultimi 5 anni, invece, l'oro ha incrementato di 4 volte punto 4, quindi equivale a circa un 9% all'anno. Qual è quel prodotto finanziario che ha garantito un 9% all'anno senza rischio? Negli ultimi 5 anni ha perso tutti, tutti. Quindi a me è venuto anche il sospetto, guardando i numeri di cui non vi parla nessuno, perché scusate, gli esperti finanziari non sono esperti di oro, non sanno niente di oro, anzi non ne possono nemmeno parlare perché loro lavorando con l'azienda devono vendere i prodotti dell'azienda, non vende un'azienda, le aziende finanziarie di consulenza, anche le banche non vendono oro, almeno in Italia, vendono tutto meno che oro. E quindi di oro non ve lo menzionano nemmeno e non ve lo possono nemmeno vendere perché per contratto non devono nemmeno parlare di oro, ve lo dico, ve le dico queste cose perché le so per certo. Quindi c'è, secondo me, proprio una manovra che in un certo senso è presentata nel report che io ho messo insieme sulla storia dell'oro e che potete leggere gratuitamente sul mio sito a menteaperta.net, cioè la storia dell'oro, perché io sono arrivato alla consulenza oro studiando un bel po', eh? Non è che mi sono dedicato così, eh? Avevo già previsto un pochino questa cosa qui, mi ero reso conto che c'era un'altra bolla speculativa a Wall Street. E avevo capito che prima o poi saremmo dovuti ritornare all'oro, perché nei prossimi 2 o 3 anni noi stiamo cercando anche produttori, perché i prossimi 2 anni, 2 anni sicuramente, ma anche dopo ci sarà un ritorno, una corsa all'oro. Quindi c'è come una sorta di tabù per cui dell'oro non si deve parlare. E sapete perché? Perché loro lo vogliono loro. Perché poi se l'oro aumenta, loro ne comprano meno. Quindi voglio, stanno giocando. Vedete, il prezzo dell'oro sta andando un pochino giù, ma è già quasi al picco massimo, è già quasi a 65, era 58 a dicembre. E io consigliavo assolutamente di comprare l'oro novembre-dicembre, era un prezzo molto basso. Adesso abbiamo un po' tutti, io in primis, 3 anni fa, se ti ricordi Ubaldo, previsto che l'oro sarebbe andato oltre 65-70. Io queste cose ve le ho dette 3 anni fa, ma io non sono un esperto, sono appassionato. Però non ve le dirà nessuno queste cose qui, perché è come un tabù. Gli esperti di finanza parlano, ma non sanno niente d'oro. Chi ve le deve dire queste cose? Io come persona anche un pochino, diciamo così,
di marketing ho intuito questa cosa. Il punitore mio, l'oro non lo mangi, no? E invece la moneta digitale la mangi? Dimmi, rispondimi. Hai scritto una furbata, no? Il punitore, l'oro non lo mangi, invece la fiat moneta lo mangi? La moneta digitale, quando ti metteranno il microchip qua, o sulla mano destra, che per fare qualsiasi cosa prima dovrai far vedere il telefono e avere l'app con il passaporto digitale e quindi essere vaccinato. E io ho anche la soluzione a questo problema, vivendo qua. Allora sarai più contento? Risolverai il problema. Quindi non facciamo queste battutine. In qualsiasi momento l'oro lo vendi e mangi. Capisci? Lo vendi, lo compri, lo vendi, a Ovesta ti riaccrediti i soldi sul conto corrente e non ti prende praticamente niente, quindi non perdi niente, ed è sempre un investimento nel medio e lungo periodo, in particolare in un momento di turbolenza, di grande volatilità come quello di oggi, oppure c'è qualcuno che contesta e mi dice che va tutto bene, che è finito tutto. Per piacere, siamo un po' seri, no? Infatti, questo è già sempre così. William, non lo so cosa succederà dopo il 2025. Un attimo finito. Un attimo, voglio vedere un secondino se ci sono. Non lo so cosa succederà. Sì, Bill Cooper è nel mio libro, Fabio, lo menziono anch'io. È un personaggio molto discutibile, soprattutto nell'ultima fase della sua carriera, però io l'ho seguito moltissimo. Ha fatto un'intervista molto importante, perché voi dovete tenere presente che io ho scritto la trilogia, sono 1042 pagine, ma io a New York, perché non me lo sono portato qua, a New York ho materiale per scrivere un'altra trilogia, e forse anche un'altra. Una delle interviste molto importanti che lui l'ha fatto a un ex massone, dove lui dice delle cose importantissime. Però tanto voi, siccome non le conoscete, io non so se le ho sentite tutte in America, da quando è iniziato YouTube, e piano piano io non ho guardato più la televisione dal 2004 e mi sono dedicato a queste cose, perché sono un ricercatore e io sono curioso di leggere un pochino tutto, sempre a 360 gradi. Te dici di investire in oro? Certamente, punitore, è l'unica cosa reale, materiale, l'oro. Non sono discorsi. Anche la stessa moneta fiat non è nostra in Europa. C'è il copyright della banca centrale, la usi perché te la fanno usare. Ma se dicono di prendertela o di chiuderti il conto o di trasformarti il conto in un'altra cosa che te non vuoi, te la devi accettare e basta. Perché te i soldi li usi semplicemente perché te li sei guadagnati. Ma non sono tuoi. L'oro sarà sempre tuo. Sono stato chiaro? È un concetto fondamentale questo qui. Se non si capisce questa cosa qui, siamo veramente nei problemi. Massimo, prevedi che ci sarà un'iperinflazione? Sì, purtroppo sì. È chiaro, no? Va bene, allora io l'intervento l'ho fatto. Ricordo che... vediamo un po', volevo ricordare. Ho già ricordato il discorso di menteaperta.net, il mio sito. Trovate lì sia le informazioni del piano B, del piano C o dell'oro. Ho anche un canale a Massimo Michele Guerrieri su YouTube dove trovate tutti i miei interventi, tutti dall'inizio. Purtroppo molti video sono andati persi, quelli che abbiamo fatto all'inizio con l'Accademia della Libertà. Non c'è niente da fare, erano video anche abbastanza importanti, Ubaldo, se ti ricordi. Mi ricordo, però, sì. Ecco. Anche l'oro è tassato? No, Giancarlo, non esiste tassazione sull'oro, perché l'oro è la loro moneta, non si tassano loro stessi, se lo tengono per sé, e sull'oro non ci sono tasse. Anche questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere, né quando lo compri né quando lo vendi ci sono tasse, l'inflazione risponde. Infatti la migliore protezione contro l'inflazione è proprio l'oro. Perché anche se c'è l'inflazione, l'oro ti mantiene il valore del giorno. Quindi anche dopo 10 anni di inflazione, con la stessa quantità di oro del 2000, che ci compravi una pagnotta, ci compri la stessa pagnotta 30 anni dopo. Capisci quello che ti voglio dire? Con la moneta fiat, la moneta digitale, questa cosa qui non,
non funziona in questa maniera. Certo. Va bene, Marco, via, possiamo chiudere qui. Ti ringrazio, un saluto a tutti, ci risentiamo. E a presto alla prossima puntata, grazie mille. Ciao, ciao, scusate per la linea, ma qui siamo in Tanzania.